24 minuti dopo le 8, rinnovandovi il cordiale saluto e ovviamente il sentimento di gratitudine a chi con la sua partecipazione ci dà modo oggi di riprendere un nostro cavallo di battaglia per l'attenzione redazionale giornalistica. Quella scientifica aspetta sicuramente al nostro ospite che è Rosario Marcianò. Di nuovo buongiorno, dottor Marcianò. Buongiorno. Allora, ovviamente stando anche in quella che è la curiosità a banda larga nell'immaginario collettivo, la domanda che viene da porle è proprio questa: perché si userebbero le scie chimiche? Gli obiettivi sono tantissimi. In effetti ci avevano anche tempo fa confermato, la voce era di un militare francese, che i progetti e quindi i piani di lavoro intorno alle attività di aerosol clandestine sono almeno 400. Però dovendone chiaramente fare un riassunto molto, molto, molto semplice di quello che è l'obiettivo principale dell'irrorazione, io metterei innanzitutto l'obiettivo di poter assolvere ad alcune esigenze per le nuove tecnologie di comunicazioni radar. I nuovi satelliti e i nuovi radar, per esempio in Italia ne sono installati e ne stanno per essere installati altri 14 nel range delle microonde, funzionano correttamente solamente se l'aria è elettroconduttiva e a bassa umidità. Quindi per far questo, anche basandosi su un progetto che ha una quindicina di anni e che nasceva già dagli studi dello scomparso, non si sa poi in effetti che fine abbia fatto perché ufficialmente non è mai morto, ma è scomparso, Davide Cervia, che tra l'altro era certo di Sanremo, era uno dei primi che aveva lavorato a questo progetto, il progetto RFMP, poi un bel giorno venne prelevato da quattro persone e sparì. Per tornare a questo discorso del progetto RFMP, è necessario che l'atmosfera sia elettroconduttiva. Per far questo vengono disperse in atmosfera quantità considerevoli di nanoparticolato di alluminio e sali di bario. In questo modo, con questi due metalli, si abbassa notevolmente l'umidità atmosferica, quindi si impedisce in effetti, e lo si vede osservando il cielo, la formazione di qualsiasi tipo di nuvola naturale. E nel contempo si rende questa atmosfera facilmente conduttiva da un punto di vista elettrico. In realtà si riproduce a quote differenti, quindi si passa dalle quote di 1500-2000 metri, poi si va a 6000, si va a 8000, 12000 metri, in pratica si crea una specie di sandwich di vari strati atmosferici elettroconduttivi a bassa umidità e che permettono il trasferimento dei segnali radio secondo i nuovi procedimenti di funzionamento dei radar di ultima generazione che funzionano in banda KA e dei radar appunto nel range delle microonde come quelli che sono stati installati recentemente anche in Italia, compreso il MUOS di Niscemi. Quindi più un uso militare che più una finalità militare che climatica, secondo lei? In effetti la modificazione climatica non è l'obiettivo principale. Lei dice il clima si cambia perché degenerato da questa dalla presenza di questa. Esatto, è una delle conseguenze. Certo. Poi ovviamente sappiamo che ci sono anche interessi in gioco, per tornare alla sua domanda, per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda le sementi, quindi per quanto riguarda l'agricoltura in generale, ma soprattutto per quanto riguarda le sementi OGM, cioè modificate geneticamente, che soprattutto in Italia non sono state accettate di buon grado, così come è successo per esempio negli Stati Uniti. Però appunto, visto che negli Stati Uniti ormai l'80% delle sementi, anche di più, è OGM, ma le irrorazioni ci sono lo stesso, è chiaro che sono progetti collaterali e in effetti la copertura mediatica, il cover-up mediatico come anche il cover-up governativo dipendono dal fatto che gli interessi in gioco non sono limitati alle attività militari, ma ci sono in mezzo ovviamente anche le aziende OGM, ci sono le aziende farmaceutiche, perché chiaramente tornando al discorso delle farmaceutiche bisogna far notare che per esempio qui in Italia dal 2003, secondo uno studio recente a livello europeo che è stato eseguito
poche settimane fa è risultato che l'aspettativa di vita in salute dal 2003, anno in cui poi fu iniziato a regime il programma di irrorazione del paese basato sull'accordo Italia-USA per i cambiamenti climatici firmato dall'allora governo Berlusconi, e questo, l'aspettativa di vita in salute è precipitata notevolmente, cioè c'è un picco a discendere che denota proprio il fatto che sì, evidentemente la gente sopravvive, ma non sopravvive più in salute. Ci sarà un motivo, è vero, saranno tanti i motivi di inquinamento atmosferico, ma fa specie osservare che questo picco di questo calo improvviso dell'aspettativa di vita in salute comincia proprio nel 2003, che poi, se ricordiamo, fu l'anno dell'estate caldissima. Quindi certo, il clima viene modificato, ma per esigenze militari. Tant'è che, tornando alla sua domanda che lei mi ha posto prima dello spazio pubblicitario e dello stacco musicale, il Presidente della Repubblica, per voce di un assistente militare per l'aeronautica, aveva appunto risposto, nel merito di quanto prospettato dalla domanda che poi magari poi voi descrivete dell'amica Luigina Marchese. Guardi, dottor Marciano, allora ecco, la blocco perché ecco, le faccio sentire un pezzo della Marchese e commenta successivamente, va bene? Benissimo, bene. Ascoltiamo la Marchese. E sono elementi per me rimasti irrisolti, perché io non ho avuto risposte dagli organi competenti, quindi parlo di ENAC, ENAV, parlo di sindaci, carabinieri, parlo dello stesso ministro della difesa, La Russa, e parlo dello stesso presidente della Repubblica al quale ho scritto tempo fa una lettera. E quindi queste anomalie strane ci sono ed è a queste che dobbiamo dare risposta. Queste scie non sono correlate al normale traffico aereo, quindi su questa zona passano. Allora, io tempo fa scrissi una lettera a un rappresentante del CICAP e mi disse che il 90% dei voli che noi vediamo sono aerei civili. Allora, su questa valle passano forse ogni giorno 80-70 aerei, ma l'ENAC e l'ENAV affermano che non ci sono sorvoli civili sulla mia zona, forse soltanto un paio di aerovie. Il ministro La Russa dice che non sono voli militari. L'ENAC, in una mia email successiva, mi disse, e questa è una cosa, so, veramente buffa, che quelli che vediamo non sono aerei. Ecco qui, Marciano, ha sentito... Luigina è molto in gamba ed è stata molto decisa nel continuare a premere sulle istituzioni per cercare di ottenere delle risposte, risposte che ovviamente, come spesso io preciso con i lettori che ci scrivono, non si hanno. Non si hanno, però c'è tutta una deduzione che è sillogica qui, perché sì, se non rispondono, voglio dire... ma proprio per questo c'è una consapevolezza da parte delle istituzioni di quanto sta avvenendo e quindi parallelamente una intenzione a voler continuare a girarci intorno attraverso spiegazioni speciose e attraverso la negazione del fenomeno, ovvero sia dire sì, sono aerei civili, poi però contatti l'ENAV e l'ENAC che ti dicono noi non abbiamo aerei civili che lavorano là sopra, poi chiami l'aeronautica militare e ti dicono noi abbiamo, se abbiamo delle attività in corso non siamo legittimati a dirlo a lei, quindi comunque non sono disposti a darti nessuna informazione, tant'è si vedono, si osservano aerei a bassissima quota sorvolare i centri abitati e però questi aerei non appartengono a nessuno. Allora che cosa sono? La risposta del Presidente della Repubblica, apro una parentesi, il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate. Esatto. Ecco. Certo. Invece in questa risposta si scrive per mano dell'assistente militare per l'aeronautica, che tra l'altro la firma è illeggibile per cui non si sa chi era all'epoca, nel merito di quanto prospettato, pur comprendendo le motivazioni ed il coinvolgimento morale ed emotivo che hanno originato la sua istanza, quindi si riferisce alla lettera dell'amica Luigina Marchese, devo mio malgrado informarla che risulta impossibile intervenire su materie regolate da specifiche disposizioni di legge, la cui applicazione spetta ai competenti ministeri e su cui la Presidenza della Repubblica, attenzione, non può in alcun modo intervenire. Ora, il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze Armate, però in questo caso dice non mi riguarda, io non posso fare niente, ma nel contempo si dice che tutto è basato su materie regolate da specifiche disposizioni di legge. Allora
ci sono delle disposizioni di legge che impongono la dispersione di particolato metallico cancerogeno in atmosfera? Dove sono queste disposizioni di legge? È un'ammissione implicita, come giustamente lei aveva anticipato, che evidentemente non ci stiamo sognando tutto, no? Non è una fantasia. E in effetti voglio specificare e chiarire bene che quando noi osserviamo una scia, fate caso, sì, quelle poche rare volte in cui riusciamo a osservare una scia e metterla a confronto con un cumulo, qui i cumuli sono nubi di tipo basso che stanziano a quote comprese tra gli 800 e i 2300 metri al massimo, osserviamo questi aerei lavorare sotto o all'interno dei cumuli. Quindi osserviamo aerei con scia persistente o meno, e che quindi producono una scia a quota bassa e quindi con temperature, soprattutto in questo periodo, superiori allo zero. La condensazione da un motore jet si può formare solamente se ci sono temperature vicino ai 40 gradi sotto zero, con un'umidità relativa molto, molto importante, quindi del 70% almeno, e quindi a quote superiori agli 8.000 metri, come dice la NASA. Qui invece noi osserviamo aerei che volano fuori rotta, non sono identificabili tramite radar, spesso e volentieri adottano, quando ce l'hanno, ma non sempre, delle sigle che corrispondono ad altri aerei che volano in altre zone. A me tempo fa mi era capitato di osservare un aereo del quale era distinguibile la sigla e che era stato identificato casualmente dal radar, che abbiamo un radar passivo, e questa sigla corrispondeva a un velivolo che vola a livello locale nel nord della Germania. Quindi probabilmente, anzi no, molto certamente questi aerei, quando hanno assegnate delle sigle, sono delle sigle fasulle che vengono così sostituite, apparendo diciamo aerei convenzionali, cosa che invece non sono. Invece che non è. Ci fermiamo ancora, noi abbiamo le nostre esigenze pubblicitarie e ovviamente questo ci permette di essere assolutamente indipendenti, grazie al cielo. Rosario Marcianò, con cortesia, resta con noi, torniamo fra due minuti. Anche perché volevo farle un'altra domanda, che è quella che riguarda il vero interesse, la vera sensibilità sociale, magari mostrata rispetto a questo argomento, a questo fenomeno, dai politici. C'è stato un politico, quanti? Ne parleremo dopo col dottor Rosario Marcianò. Rimanete con noi.